Bene, eccoci qua nel tutorial 3D di GDevelop in italiano. Nuovo video, oggi vediamo bene i movimenti con il mouse della telecamera per muovere appunto la testa e la visuale in ogni direzione. Andiamo al progetto, andiamo negli eventi. Negli eventi ho raggruppato un attimino i movimenti appunto WASD e la collisione con il muro. Così almeno è più ordinato. Chiudo e ho creato un nuovo gruppo per la telecamera. Allora, andiamo a un nuovo evento. E prima di tutto dobbiamo installare una estensione. Andiamo qua nelle Project Manager e cerchiamo una nuova estensione che si chiama, eccolo qua, Pointer Lock. Questo qua. Installiamo. Cosa mi serve? Mi serve praticamente per bloccare la posizione del mouse nello schermo, anche se non si vedrà, e muovere comunque il mouse e lui capterà il movimento e lo trasmetterà alla nostra rotazione della telecamera. Quindi all'inizio la condizione, andiamo in altre condizioni, se il pointer lock non è loccato, quindi invertiamo questa condizione. Dobbiamo dirgli di loccarlo. Quindi pointer lock, loccalo. Perfetto. Ora, una volta che è loccato, quindi condizione, quando il nostro pointer è locked, succedono delle cose. Praticamente noi facciamo muovere la nostra camera 3D da qua, 3D camera, come una testa like head. Telecamera 1 e qua come rotazione, cioè come movimento, praticamente dobbiamo aggiungere le coordinate dello spostamento del mouse alla posizione in cui si trova. Quindi ci aggiungiamo nell'angolo X la rotazione Y, ricordiamoci che sono così al contrario, quindi voilà. Ed è al contrario, quindi ci facciamo un per meno 10, ad esempio. Ho provato che funziona. Stessa cosa per l'angolo Y, ma qua ci mettiamo l'asse X del mouse. Per l'angolo Z niente. Ora, facendo così in teoria non dovrebbe funzionare, però noi ci proviamo lo stesso, perché non basta. Io clicco, ecco, vedete, è velocissimo, è troppo veloce, però sembra che ruoti qualcosa con il mio spostamento del mouse. Schiaccio Esc e ritorno qua. E allora, ok, cosa succede? Che è troppo veloce, quindi ci moltiplico anche il time delta, che sarebbe la velocità appunto del clock del mio computer o qualcosa di simile, che non ho capito bene neanche io che cos'è, ma funziona. Quindi proviamo così. Ecco, funziona un po' scattosino, però funziona. E come potete notare, adesso se vado su, continuo ad andare su, vado su, faccio il giro del mondo in 80 giorni, ma mi spezzo l'osso del collo, se fosse una vera testa, no? Quindi, cosa facciamo? Oltre a fare questa roba qua, dobbiamo anche girare il nostro cubetto comunque sull'asse sinistra-destra, cioè così, si deve girare. Se il mio mouse guarda in su, ma va anche verso sinistra, lui si deve girare verso sinistra, se no poi quando gli dico di andare avanti, se noi abbiamo ruotato solo la telecamera, quindi la telecamera magari sta guardando di là, io gli schiaccio la W e lui va dritto. Quindi devo ruotare anche questo con la rotazione del nostro mouse. Quindi gli dico che anche lui si deve girare. E si deve girare di quanto? Di quanto si è girata la telecamera. Quindi 3D camera, angle. Camera 1 e l'asse, abbiamo detto,
classe Y. Penso che ci sia anche da mettere un meno 90 come al solito perché è tutto girato dall'altra parte. Vediamo. Oh, che bello, funziona. Vediamo con la W. W, visto, con la W mi va avanti esattamente lì, perfetto. Funziona, quindi sono molto felice. Vado indietro e vedo che la nebbia c'è. Esco. Perfetto, ora gli diamo delle, come dire, dei limiti. Gli diamo dei limiti, c'è questa opzione qua per quanto riguarda la telecamera, che è qua, la rotazione con i limiti. La camera è la 1. Adesso mettiamo dei limiti per i vari assi. Allora, asse X, che è guardare su, guardare in giù, ho visto che va bene da meno 70 più 70, perché proprio 90 gradi e proprio guardare su dritto nel cielo è un po' troppo. Ho messo 70 e mi piaceva di più. Poi copio e incollo qua, e invece dell'asse X di metto l'asse Y, destra sinistra, può andare bene meno 180 fino a più 180. Vediamo. Adesso io sono qua, ruoto a destra, guardo in su, ecco, più su di così, sto continuando ad andare su con col mouse, ma più su di così non va, scendo e più giù di così non mi va. Molto bene. Sinistra e destra invece fa tutto il giro perché tanto si gira. Quei 180 che ho messo prima credo che siano inutili. Comunque, visto, è facilissimo, ok? Allora, io ho fatto anche degli esperimenti con le luci 3D e non ci ho capito niente, quindi non farò video. Ho fatto anche delle prove con lo sparo, quindi al click del mouse c'è un oggetto che viene lanciato e spara, quindi possiamo anche utilizzarlo per colpire eventuali nemici. E questo sarà l'oggetto del prossimo video. Ciao!